Benvenuti ad una nuova puntata di Con i piedi per terra. Oggi Palazzo di Varignana, Castel San Pietro nel Bolognese, l'Assemblea Generale di Federunacoma, la Federazione dei Costruttori di Macchine Agricole. Una giornata per fare il punto sullo scenario economico del 2022, dagli aspetti geopolitici, quindi la guerra in Ucraina, al boom dei costi per le aziende agricole, delle materie prime, ma anche della bolletta energetica. Una giornata anche per parlare di EIMA edizione 2022, che si terrà a Bologna dal 9 al 13 novembre. Le novità di un salone che ha già ricevuto l'adesione di 1.400 case costruttrici. Abbiamo fatto il punto della situazione di un mercato 2021 per la meccanica agricola meraviglioso. Siamo cresciuti di oltre un 20%, abbiamo toccato la cifra record come produzione italiana di macchine agricole di 13,7 miliardi. Oggi durante l'assemblea abbiamo guardato anche un po' il mercato mondiale vale 145 miliardi di euro e noi italiani facciamo circa il 10%, che per un'azione come la nostra è veramente tanto. Le matricolazioni del 2021 sono andate molto bene, siamo arrivati quasi a 24.400 macchine, con una crescita di quasi 40%, o superiore al 35%. Il mercato 2022 è partito un pochino con un po' più di calma. Abbiamo perso alcuni punti percentuali, in particolare il trattore l'11% nei primi 4 mesi, ma è uno stop o un rallentamento essenzialmente tecnico. Essenzialmente le nostre fabbriche, a causa mancanza dei componenti, non riescono a produrre abbastanza per soddisfare la domanda. Spero, sono abbastanza convinto che da qui a fine anno riusciamo a, diciamo, pareggiare questo divario tra offerta e domanda, per cui di consegnare più macchine possibile e andare su numeri abbastanza simili alla fine del 2021. Quello che dovrà succedere saranno sicuramente degli aumenti di prezzi, purtroppo le materie prime sono aumentate tantissimo, questo l'abbiamo specificato benissimo oggi durante la riunione. L'indice medio delle materie prime è aumentato del 72% per noi costruttori e questo significa un aumento che va da un 7 a un 15% delle macchine agricole. Speriamo che questo non raffreddi troppo la domanda di investimenti nel settore dell'agricoltura. Abbiamo voluto fare per i nostri associati, in generale per il nostro mondo, un po' un'analisi di scenario di quello che è questa situazione che è molto preoccupante della guerra russo-ucraina con Dario Fabbri, e uno sguardo un po' a quello che sarà il prossimo futuro dell'economia italiana in particolare, ma europea in generale, con da una parte Carlo Cottarelli, professor Carlo Cottarelli, e dall'altra un nostro amico da anni che è l'onorevole Paolo De Castro, che ripeto è stato uno dei migliori ministri dell'agricoltura che abbiamo avuto negli ultimi anni. Speriamo che anche in Europa continui a farsi valere, non solo lui come persona, ma soprattutto difende i nostri colori. Dottor Cottarelli, un'assemblea, un momento per fare il punto sulla situazione economica, quello che sta succedendo il post pandemia, soprattutto la guerra che si sta tenendo alle porte dell'Europa. Sì, insomma, è una situazione come al solito complicata. Io credo che si possa evitare un'altra recessione quest'anno dopo quelle passate. Non sarà un anno spettacolare, però secondo me si può evitare. Ci sono alcune incertezze, una legata a quello che succede ovviamente se c'è un deterioramento, un'escalation militare oppure delle sanzioni, diventa ancora più complicata, oppure c'è la questione altra grossa incertezza riguardo i tassi di interesse, l'inflazione, aumento dei tassi di interesse da parte della BCE, l'impatto che questo può avere sugli spread e sul settore finanziario. Le imprese come devono muoversi? Non do mai consigli alle imprese, che le mie imprese sanno bene che lavoro fare. Se si chiede qual è la situazione economica, poi dopo loro decideranno cosa fare. Non credo sarà un disastro quest'anno, nonostante le difficoltà che ci sono adesso. Non ci sono ancora i segni di una caduta del reddito, anche a livello dell'area dell'euro c'è stata una crescita nel primo trimestre, produzione industriale ad aprile è andata bene, quindi non è che sono particolarmente ottimista, però non credo che ci sarà un disastro quest'anno. Qui stiamo parlando di agricoltura, di mercati, di export. Quale potrebbe essere una previsione? Beh, molto dipenderà da dove e quando e verso dove si muoverà il grano ucraino. Perché per capirci, i paesi del Maghreb e del Medio Oriente importano oltre il 70-75% del loro grano dall'Ucraina e parzialmente dalla Russia. Hanno una dieta basata sui prodotti di panificazione e già 10 anni fa
una delle primavere arabe, quella tunisina ma anche quella egiziana, dire la verità, sono esplose per il prezzo del pane. Qualora questo blocco navale continuasse, le rivolte, le insurrezioni nel Maghreb e nel Medio Oriente sarebbero quasi inevitabili, con effetti diretti sulla stabilità del Mediterraneo, dei nostri paesi, oltre che di tutta l'area geografica. Quindi se dobbiamo immaginare oggi un elemento strategico, se mai ve ne fosse bisogno, dell'agroalimentare, già questo può bastare per un paio di generazioni, senza calcolare che adesso la Russia esporterà buona parte del suo grano verso la Cina e anche questo avrà un effetto sulla traiettoria della storia molto importante. Rispetto alla crisi, ovviamente la guerra che si sta tenendo in Ucraina, la situazione geopolitica vi preoccupa e soprattutto quali sono gli scenari che a questo punto si possono aprire? La preoccupazione è una preoccupazione soprattutto di paura che gli agricoltori non facciano più investimenti. Le guerre di solito portano un timore e questo si scatena in una riduzione degli investimenti e noi facciamo bene in investimento. La preoccupazione per i mercati persi, che sono Russia e Ucraina, non è tantissima, sono due mercati importanti per noi, ma tutti e due facevano un 3,6% del nostro export, cioè circa un 2,5% della nostra produzione. Punteremo su mercati alternativi, che sono i nostri mercati tradizionali, il mercato europeo che dovrà aumentare la produzione perché la Commissione europea ha messo a lavoro anche i terreni a riposo, che è circa il 5% della SAU europea, mai contati 4 milioni di ettari, in Italia 200.000 ettari. E sicuramente ci stanno facendo grossissimi investimenti in meccanizzazione agricola e agricoltura in Sud America, in Nord America e in diverse altre parti del globo come l'Australia ma anche i paesi asiatici. Mi auguro che questa crisi, questa bruttissima guerra serva anche a svegliare un pochino l'Africa. L'Africa importa dei latte alimentari, l'Africa però ha la potenzialità, i terreni, soprattutto il clima per crescere tantissimo come produzione agricola. Speriamo che i governi africani riescano a cogliere questo input fortissimo che viene da questa scarsità di materie prime agroalimentari per fare investimenti e non investire solitamente in armi o perdere tutti questi soldi derivanti dal loro petrolio, dalle loro risorse naturali in mille rivoli di corruzione. Edizione 2022 di EIMA International con tantissime novità, presentazione anche di alcuni aspetti innovativi oggi qua. Oggi qui abbiamo presentato un ulteriore aggiornamento del cantiere EIMA 2022 in occasione della nostra Assemblea Generale Federunacoma, dove abbiamo trattato tanti temi importanti, tracciando il trend anche del nostro settore industriale, che parla anche di un evento promozionale estremamente importante internazionale come quello di EIMA International che avremo a novembre. E tante le novità e anche estremamente importanti i numeri ad oggi: 1.400 imprese che hanno già formalizzato la domanda di adesione, 460 estere, quindi il numero delle imprese estere torna a crescere a dimostrazione che la piazza internazionale di EIMA è sicuramente molto importante, ma anche tante le novità che riguardano un po' alcuni dei nostri saloni, salone digital molto lanciato con dei nuovi spazi che parlerà di elettrificazione, di robotica, di un ring dove le start-up riusciranno a presentare proprio l'innovazione, il futuro della digitalizzazione in agricoltura, ma anche salone idrotech, il salone Garden, EIMA Garden, che avrà un'area show esterna, si chiamerà Garden Emotion, per dimostrare anche proprio dal vero anche questo genere di macchinario e le proprie tecnologie, salone della componentistica, insomma tante novità che sottolineano la nostra specializzazione. Esperti a confronto per discutere sulla risalita del cuneo salino. Il mare nel fiume è stato il titolo del convegno che si è tenuto nel Ferrarese al castello di Mesola, organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Delta del Po. Una giornata per parlare delle problematiche, delle criticità legate alla siccità e delle possibili soluzioni, come ad esempio la creazione di bacini sia in montagna che in pianura e anche la creazione di invasi. Obiettivo: salvare agricoltura e biodiversità del territorio. Vediamo. Naturalmente
Purtroppo questo convegno capita proprio in un momento tragico per il nostro settore primario. Quello che abbiamo cercato di dire, anche partendo ovviamente dalle pagelle che abbiamo voluto dare alla politica, perché poco si è fatto in questi decenni rispetto a quello che era ampiamente prevedibile, ovvero la questione dei cambiamenti climatici. Oggi il messaggio che esce da questa iniziativa è uno, semplice, banale: fare in fretta, fare bene, interventi, i denari ci sono, ma bisogna scegliere dove metterli e dove metterli a disposizione. È chiaro che le opere per salvare il bacino del Po, perché qui in gioco non c'è solo il settore primario, ci sono i cittadini, ci sono le imprese, c'è un sistema ecologico complesso che ha bisogno di acqua dolce per sopravvivere, sì, perché purtroppo il Po lentamente sta morendo, lo vediamo in questi giorni con le quote che progressivamente calano, e quindi abbiamo rivolto un grande appello a tutti i nostri attori istituzionali, dalla Regione Emilia-Romagna, al governo, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell'Agricoltura, perché qui bisogna fare grandi interventi, farli in fretta. In gioco, ripeto, non ci sono solo interessi del settore primario, che oggi è strategico. L'agricoltura, abbiamo capito, prima nella pandemia e poi con la guerra, che produce cibo che è essenziale per tutti noi. Se il cuneo salino continua a inquinare le nostre falde, se continua a salire di chilometri lungo la linea del Po, a rischio ovviamente c'è la produttività dei nostri terreni. Nell'immediato significa meno posti di lavoro, meno giornate per gli stagionali, filiere che sono destinate a morire. Nel lungo periodo significa che l'autosufficienza alimentare a cui noi stiamo puntando rischia di venire meno. Un workshop dove insomma i due consorzi, Pianura di Ferrara e Delta del Po, insieme stanno cercando di trovare delle risposte. È un tema di cui si sta parlando veramente da decenni, ma che oggi con il cambiamento climatico è veramente sotto l'occhio di tutti. Che cosa è emersa da questa giornata di importante secondo lei? Importante, questa giornata ci ha dato l'ordine di grandezza del problema. Il problema è un problema che non è più trascurabile, non è solo un problema dell'agricoltura, ma riguarda tutto l'ambiente a 360 gradi, riguarda l'idropotabile, ma riguarda soprattutto l'ambiente, perché se questo ambiente viene salato tramite l'acqua salata del fiume che va ad insalare la falda, si crea una microdesertificazione che abbiamo già visto, abbiamo già notato, che anno dopo anno aumenta continuamente. È evidente, se situazioni come quest'anno, della gravità di quest'anno, si ripetessero con frequenza, non dico annuale ma quasi, dovremmo veramente ripensare il territorio e capire cosa vogliamo fare di questo territorio. Le soluzioni ci sono sempre. La soluzione che è stata prospettata oggi pomeriggio è la realizzazione di una struttura, una barriera antisale alla foce del ramo principale del Po. Questa struttura consentirebbe di simulare su tutti i rami una portata pari a 3 volte quella che in quel momento ci sarebbe a Ponte Lago Scuro. Quindi è la soluzione del problema. Qual è il problema? Deve essere finanziata la progettazione, perché è impegnativa, poi deve essere finanziata la realizzazione. Lei ha parlato di guerra climatica. Assolutamente sì, abbiamo un problema, questo paese ha un problema, ce l'ha l'ambiente, ce l'ha il potabile. Non è immaginabile che nel terzo millennio dobbiamo ancora, sapendo tutto rispetto allo strutturarsi dei cambiamenti climatici, rispetto alle loro conseguenze, al manifestarsi delle piogge, all'incapacità di raccoglierla perché abbiamo edificato tutto l'edificabile, non possiamo immaginare di vedere ancora un paese dove viene portata l'acqua nelle case con le autobotti, dove non si produce energia elettrica e poi si fanno i decreti per l'aiuto all'energia e si tassano gli extraprofitti, dove sono stimati ad oggi almeno 2 miliardi di euro di danni all'agricoltura, danni che dall'agricoltura passeranno di nuovo ai cittadini. Perché? Perché sarà meno cibo e cibo con costi più elevati sugli scaffali. Io non credo che un paese possa in questo modo immaginare il proprio futuro. Il PNRR, per una scelta oscurantista dell'Europa e non contrastata efficacemente in Italia, non finanzia opere nuove. Quindi finanzia soltanto un efficientamento dell'esistente. Ci accontentiamo di questo, lo affrontiamo, l'abbiamo affrontato con una messa di progetti largamente più ampia rispetto alle risorse stanziate. Soltanto il 2% del totale del PNRR va all'acqua, e di questo 2%, 4 miliardi, soltanto 880 milioni vanno all'agricoltura sino ad oggi, una cifra largamente insufficiente, ma non finanzia opere nuove.
ci siamo fatti carico, insieme alla Coldiretti, di un piano invasi, un piano per raccogliere tutta quell'acqua che oggi noi sprechiamo quando piove, cioè l'89% dell'acqua, la raccogliamo, la mettiamo a disposizione quindi di tutte le utenze potabili, energetiche, ambientali e irrigue quando occorre. Anche qui però il piano è pronto, va realizzato, in fretta. Io la descrivo così, è un tempesta perfetta. Quest'inverno abbiamo avuto meno 70% di neve e quindi con il disgelo non abbiamo potuto avere la risorsa stoccata nei grandi laghi regolati. Nel bacino del Po non piove in alcune aree da 120 giorni e la temperatura è in media più alta tra i 3 e i 4 gradi rispetto alla media del periodo. In una situazione in cui l'estate non è ancora cominciata e l'agricoltura è al massimo del fabbisogno. Quindi l'acqua non è disponibile, non c'è, e ovviamente rischiamo di creare dei danni irreparabili al delta, quindi l'intrusione del cuneo salino che oggi è a circa 21 km, il livello di portata a Ponte Lago Scuro è a 180 metri cubi al secondo anziché sopra i 450. Ricordo che l'anno scorso nello stesso periodo eravamo vicino a 1000 metri cubi al secondo, quindi 5 volte, 6 volte di più. La situazione è allarmante perché noi ci ispiriamo a un concetto di cooperazione e di sussidiarietà tra i territori e quindi nell'osservatorio delle crisi idriche, oltre al taglio necessario per i prelievi del 20% al comparto agricolo, questo taglio potrebbe consentire, con le derivazioni che ci sono, di sostenere la portata nel fiume e dai nostri modelli di evitare ulteriore ingresso del cuneo salino. Ma molto spesso le comunità locali sono contrarie e ragionano un po': l'acqua è mia e quindi non la puoi gestire. Naturalmente l'acqua è di tutti, ma noi dobbiamo ricordarci che la comunità europea ci potrebbe dare un'infrazione se non mettessimo in campo tutte le azioni che riguardano la mitigazione del danno e quindi tutte le azioni per rendere più resiliente questa comunità. Oggi il tema era quello del cuneo salino e noi oggi abbiamo con questa siccità la forte preoccupazione che ci sia una risalita superiore alle previsioni del cuneo salino, per cui questo workshop ovviamente cosa mi riconsegna? Oltre all'urgenza che stiamo vivendo, la necessità di costruire in maniera intersettoriale ed integrata delle progettualità che ci consentano di non vivere sempre in emergenza. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Abbiamo già attivato diversi finanziamenti, diversi progetti, abbiamo il piano invasi che è al 65% della sua realizzazione, arriveranno finanziamenti importanti dal PNRR, nel Ferrarese complessivamente tra la parte consorzio e la parte diciamo idrico integrato ci saranno 95 milioni di investimenti per questa risorsa, quindi sicuramente gli interventi si stanno facendo, ma abbiamo bisogno di fare un salto di qualità. Mi porto dietro quindi questa consapevolezza e la necessità di collegare i temi che sono relativi alla tutela delle acque più genericamente con i temi dell'ambiente, quindi della qualità dell'aria e dei cambiamenti climatici che noi stiamo vivendo. Noi abbiamo fatto già dei provvedimenti importanti in questo periodo perché abbiamo anticipato al mese di aprile il DMV e questo ci ha consentito in maniera strutturata di avere in questa fase critica abbastanza riserva d'acqua, soprattutto in alcune realtà come nel bolognese, piuttosto che in tutta la Romagna con Ridracoli. Questo è stato provvidenziale perché sapevamo che saremmo arrivati alla luce delle previsioni a questa severità idrica. Oggi però bisogna che si faccia un salto di qualità. La discussione deve essere fatta non solo a livello nazionale, ma ci vuole una progettualità di bacino padano non soltanto per quanto riguarda la qualità dell'aria, ma anche per quanto riguarda tutta la tutela delle acque. Il tema dei cambiamenti climatici che avevo affrontato mettendo in piedi quelle sinergie, quelle collaborazioni e quella sussidiarietà che è caratteristica dei nostri enti e dei nostri consorzi. È chiaro che in una fase così emergenziale dobbiamo gestire tutto in emergenza e purtroppo però per risolvere questi problemi in emergenza molto spesso non si risolvono ma si chiude una pezza e se ne apre un'altra. Abbiamo bisogno di essere concreti, abbiamo bisogno di raccontare al Paese, far comprendere al Paese che abbiamo bisogno di eliminare
eliminare quei tempi che ci riducono la possibilità di dare delle risposte immediate al territorio. Il nostro piano Laghetti deve essere un piano che deve essere attenzionato in tempi veloci dal governo per essere finanziato, perché se noi riuscissimo a trattenere più acqua di quella che oggi tratteniamo, solo il 10% oggi tratteniamo, col piano Laghetti arriveremo a un 30% dell'acqua che piove per trattenerla, riusciremo a dare delle risposte a tutti i temi che stamattina sono stati toccati nel convegno, che partono dall'autosufficienza alimentare all'autosufficienza energetica al tema ambientale, tutti i temi che messi insieme riusciamo a dare delle risposte concrete, perché quando manca l'acqua non manca solo per il mondo agricolo, ma l'acqua manca per tutto un sistema fluviale ed esterno che è rappresentato dal nostro sistema di canali, che ha un'altissima valenza ambientale ma che soprattutto ha anche un valore economico e sociale. Ben ritrovati, ora parleremo di una coltura che da tempo è stata abbandonata nel nostro paese, ma che grazie ad un imprenditore che ne ha conservato il seme per 50 anni è praticamente rinata. Stiamo parlando dell'arachide 100% italiana, una piccola produzione di appena 7.000 quintali all'anno che ha già registrato grandi potenzialità anche per la sua sostenibilità. A Mezzogoro, nel Ferrarese, c'è l'area più vocata per questa coltivazione. È proprio qui che è stata organizzata anche la prima sagra dell'arachide e del popcorn 100% italiano, per accendere i riflettori sulla rinascita di una vera e propria filiera grazie all'impegno del gruppo BF, SIS, IBF Servizi, Noberasco e Coldiretti. Vediamo. Diciamo intanto che la sagra è un'occasione per far assaggiare alle persone la nostra arachide, un'arachide decisamente diversa da tutte le altre, visivamente sicuramente più piccola, più scura, quindi meno magari visivamente bella come si è abituato oggi il consumatore a vederla, perché è abituato a un'arachide più chiara e molto più grande di dimensioni, ma sicuramente dal punto di vista del sapore un sapore decisamente insipido rispetto alle nostre. Quindi l'occasione della fiera è quella di farle assaggiare e sto guardando i tavoli dietro di noi, quante ne stanno mangiando e come le stanno divorando. Abbiamo provato anche a trasformarle già in burro, in creme, in nocciolino e perellinate ed è tutto molto molto eccezionale, e quindi da questo punto di vista direi che proprio la sagra è l'occasione per farle assaggiare. Più gente riusciremo a fargli assaggiare questa arachide, fargli notare la differenza, e più la sagra avrà avuto il suo successo. Allora, una scommessa, quella dell'arachide nostrana al 100%, voi ci credete? Beh, ci crediamo, è più che una scommessa, è un percorso del piano industriale del gruppo. Stiamo realizzando uno stabilimento di lavorazione, di stoccaggio, di valorizzazione dell'arachide realizzata nel percorso di Ferrara e non solo. Un percorso che vede anche Esselunga come catena coinvolta, il gruppo Noberasco, e un riconoscimento a un'arachide che ha origini italiane e che vede in Società Italiana Sementi il gruppo sementiero di riferimento. Quindi la vera filiera, e BF ci crede con tutti i produttori e crede anche che questo percorso sia un altro elemento di valorizzazione non solo del territorio ma dell'eccellenza italiana. Qua a Mezzogoro tutto il valore del Made in Italy con una piccola arachide recuperata e BF naturalmente in prima linea per promuovere questa iniziativa. Certamente tra gli obiettivi di valorizzazione del Made in Italy ci sono anche delle colture che nel passato venivano diffusamente coltivate a scala familiare, aziendale, e che invece abbiamo recuperato, valorizzato e creato un brand importante per una filiera 100% Made in Italy. Oltre a questo abbiamo anche una valorizzazione degli aspetti peculiari sia dei territori dove viene coltivato e in particolare gli aspetti nutrizionali, e su questo abbiamo anche delle interessanti evidenze scientifiche che portano l'arachide un contributo nella dieta alimentare interessante, sia per la possibilità di ridurre il contenuto di colesterolo cattivo a vantaggio di quello positivo e soprattutto come snack che ha un apporto calorico estremamente ridotto rispetto ad altri prodotti raffinati.
partendo da 15 tipologie di arachidi, alcune rubate in giro per il mondo, altre recuperate negli orti del Basso Ferrarese. C'è stata fatta una selezione, di questi 15 il secondo anno ne abbiamo selezionate 5, di questo 5 il terzo anno 2 ed oggi queste due sono sul mercato. Una ormai da un paio d'anni con onestamente grande soddisfazione da parte dei nostri partner di Noberasco ma anche degli agricoltori che ci hanno partecipato, e da quest'anno anche una varietà molto 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 più tipica, molto più particolare, che non sto io a svelarvi, ma che qualcuno prima o poi vi racconterà o vedrete sul mercato. Voi avete creduto nelle arachidi di questo lembo del Delta del Po, perché? Noi abbiamo creduto nella riscoperta delle arachidi in realtà, perché è dal 1974 che risale l'ultima, diciamo, coltivazione conosciuta, e grazie alla collaborazione con SIS, la Società Italiana Sementi, Bonifiche Ferraresi, Coldiretti e altri partner, abbiamo appunto creduto nella riscoperta, nella rigenerazione di questa coltivazione antica. E come si può vedere oggi, siamo presenti appunto a Mezzogoro, la prima sagra, mi sembra che sia la prima sagra mondiale dell'arachide e anche del popcorn italiano, ma questo ne parleremo eventualmente in un'altra puntata. E a rappresentare appunto la coltivazione. Quest'anno è la seconda coltivazione vera e propria, quindi la seconda coltivazione che è andata in commercio, e stiamo aspettando le piante che crescano in modo vigoroso. Sono state piantate quest'anno nel 2022, circa 150 ettari se non ricordo male, verranno raccolte, diciamo, come dicono gli inglesi, crossed finger, tra settembre e ottobre, perché le varietà che abbiamo selezionato sono varietà a 150 giorni, e speriamo che accontenteranno i gusti dei consumatori. Voi in questi giorni farete assaggiare i vari tipi di creme che poi sono appunto uscite, no, da questa lavorazione. Esattamente che cosa è che proponete? Ecco, l'arachide non è solo arachide in guscio come la maggior parte dei consumatori conoscono, ma noi abbiamo ideato, studiato, progettato anche dei prodotti differenti che sono appunto sempre, nascono dall'arachide in guscio. Questa viene sgusciata, viene sapientemente tostata, può essere salata oppure trasformata in creme o burri. Chiaro che la differenza sostanziale da tutto quello che è il mondo del burro, che è un burro americano, burro di nocciolina, i peanut butter come dicono gli americani appunto, e risiede nel gusto, perché le nostre arachidi italiane, quelle che crescono nel terreno italiano, hanno un gusto completamente diverso, molto più carico di tutti i sapori, insomma. Il Teatro del Gelato a Mezzogoro, in occasione della sagra, ma che cosa vi siete inventati? Ma sono stato invitato dal signor Tonello, è stato per me soddisfazione, seppure non conoscevo, ma avevo capito che dietro c'era una persona vulcanica. Mi ha coinvolto in questa esperienza, mi ha lasciato delle arachidi e da lì ho iniziato a trasformarle in pasta e poi comunque a farci gelato, utilizzando macchina pietra come si faceva una volta. Quindi praticamente voi stasera proporrete il gelato all'arachide? Anche, sì certo, il gelato all'arachide in due versioni, una senza lattosio e una con lattosio, quindi con latte e panna. L'arachide che ho utilizzato è un'arachide della varietà tripolina, è tostata e macinata a pietra, e poi con quella utilizzo quella per fare il gelato. Questo è naturalmente un gusto che lei proporrà non solo qua a Mezzogoro. No, ho iniziato nella mia gelateria e quando c'è scritto Mezzogoro la gente rimane stupita, questa è la cosa piacevole. L'arachide ormai arriva da tutte le parti, ma da questa zona nessuno ne era a conoscenza, compreso il sottoscritto. Il menù per chi si siede a tavola, dal primo al dolce in pratica? Menù, ci abbiamo un po' di tutto, l'arachide imperversa un po' dappertutto, ma logicamente abbiamo anche carne, non solo pesce. Fra un po' celebreremo il nostro matrimonio tra il bagigio e la bagigia. Il bagigio è poco conosciuto anche lui, è un pesciolino di valle che stamattina abbiamo pescato, e questa sera la gente potrà assaggiare anche lui, un pesciolino favoloso, non conosciuto, perché è un pesce che purtroppo è molto pregiato e quindi a noi non ce lo danno, è tutta roba che parte, va più all'estero che non in Italia, ma è un peccato, e quindi l'occasione è anche di far riassaggiare dei gusti e dei sapori completamente diversi alle nostre gente. Restiamo sempre in provincia di Ferrara per seguire la terza tappa del tour ideato da Coldiretti Giovane Impresa.
Lunedì 30 maggio 2022, terzo appuntamento di Farmers Got Talent. Coldiretti Ferrara incontra i giovani, e appunto Coldiretti Giovani Impresa sta organizzando questa serie di incontri nella provincia ferrarese. Qui siamo all'agriturismo Canova di Ro Ferrarese per incontrare gli agricoltori, ma anche gli aderenti di Coldiretti del territorio coparese. Un'occasione per fare il punto della situazione, per guardare al futuro, anche al futuro dell'Associazione degli Agricoltori, ma anche un momento di aggregazione per incontrarsi, per chiacchierare, per discutere e per fare gruppo, per fare squadra, come viene spesso detto. Ma sentiamo le interviste ai protagonisti di questa serata e da alcuni degli intervenuti. Siete tanti giovani, anche questi momenti di incontro è un'occasione per conoscervi, per anche fare aggregazione. Sì, sì, assolutamente, sono momenti che servono, anche perché in agricoltura in genere si è molto individualisti, diciamo, cioè si lavora sul proprio terreno, e invece è molto bello avere queste situazioni di confronto e anche imparare cose nuove e sentire le varie situazioni delle altre aziende. La mia esperienza deriva da una passione per l'agricoltura che viene fin da quando sono piccolo. Io ho fatto 5 anni di istituto tecnico Navarra qui a Ferrara, quindi agrario, e successivamente poi ho completato gli studi abilitando il diploma di perito agrario presso il Collegio dei Periti Agrari di Ferrara. Con l'azienda di mio papà, che conduce mio papà, io sono al suo fianco e principalmente noi ci occupiamo di colture cerealicole e lavorazioni in conto terzi come trebbiatura. Un campo dove l'innovazione, il guardare al futuro è molto importante a livello di tecnologie, di attrezzature, di macchinari anche. Sì, assolutamente. Noi abbiamo dovuto adeguarci a queste innovazioni che sono, cioè fanno sia bene per l'agricoltura, sia è una comodità per l'uomo. Agriturismo Canova, tu hai preso in mano un'attività della tua famiglia, la stai portando avanti, immagino dopo tante esperienze. Com'è prendere in mano un'attività di questo genere? Mi fa crescere personalmente e poi è una soddisfazione personale portare avanti il lavoro dei miei genitori che hanno iniziato 20 anni fa. Cosa fate? Ecco, cosa fa l'agriturismo Canova? Cosa offre? Poi immagino avrete anche del terreno, poi vedo che avete i cavalli e anche immagino altri animali. Noi principalmente facciamo servizio di ristorazione venerdì, sabato e domenica, e prodotti tipici. Abbiamo asini, cavalli per i bambini, un parco giochi per le famiglie. Incontri come quelli di questa sera, che siete, immagino vi conoscete, siete tanti amici, vi aiutano anche a conoscervi, anche a scoprire cose nuove che possono interessare il mondo dell'agriturismo, ma anche il mondo dell'agricoltura. Sì, io ormai è un paio d'anni che faccio parte del movimento di giovani di Ferrara, ho già partecipato ad altri incontri, da parecchi incontri, ecco, e tutte le volte ci sono ragazzi nuovi che per incontrarci ci scambiamo anche molte informazioni, siamo tutti giovani e insomma tra giovani ci si intende, ecco, più che con i senior. Vedere così tanti giovani, immagino per chi come lei da tanti anni fa questo mestiere, sia di buon auspicio anche per il futuro dell'agricoltura ferrarese. Direi proprio di sì. Io ritengo sia fondamentale lavorare sul rinnovo, questo sia per quanto riguarda la Federazione Coldiretti, che avrà bisogno in un futuro non tanto lontano di nuovi dirigenti, come l'agricoltura deve stare al passo e più che mai c'è bisogno dei giovani che entrino a pieno titolo nelle aziende agricole. Giovani che si avvicinano anche a voi, diciamo senior, per chiedere consigli e anche per raccontare e condividere esperienze? Sì, i giovani sono interessati, ma comunque soprattutto noi senior, se così ci vogliamo chiamare, dobbiamo essere molto costruttivi e coinvolgenti verso i giovani. È fondamentale, lo ripeto, tirare su i giovani. L'agricoltura è cambiata e sta cambiando a passi da gigante, non è più quella di 30-40 anni fa. C'è bisogno di innovazione e saperlo interpretare l'innovazione. Per l'interpretare, in questo Coldiretti può dare una mano. Coldiretti, a mio avviso,
si sta spendendo tanto per diffondere e inculcare questi giovani. Una serata piena di giovani, mi sembra che Coldiretti su questo tasto abbia dato già i suoi frutti, ma ancora una volta riesce a sbalordire, perché mi pare di capire che giovanissimi, quindi siamo già in una terza generazione di giovani che entrano in Coldiretti, quindi un qualcosa che fa ben sperare per il prossimo futuro di questa organizzazione. Un'organizzazione sempre puntuale, pronta nelle sue riflessioni, non è da poco che abbiamo festeggiato anche il terzo compleanno del mercato coperto in via Montebello, un qualcosa che per noi ha dato una spinta molto forte, anche se purtroppo il cittadino consumatore oggi vive una situazione di precarietà, perché purtroppo con prima il Covid, poi la guerra, la necessità di avere sempre cibi più sani sta diventando sempre un motivo di orgoglio per la nostra organizzazione. Quindi avere cittadini che sono al fianco anche di questa organizzazione, e in questo caso giovani al fianco di questa organizzazione, ci rende sempre nobili e alti di valore. Giovani impresa, Farmers Got Talent, siamo un po' al giro di boa, al terzo incontro dei cinque previsti. Intanto come sta andando? Direi decisamente bene. Abbiamo fatto due serate, prima nella zona di Argenta Porto Maggiore e poi quella di Bondeno, sono state direi un autentico successo. C'è stato un grande richiamo, una grande risposta da parte dei ragazzi molto propositivi, curiosi, quello che un po' noi volevamo anche proprio con la formula di chiamarla Farmers Got Talent, un po' andando a rivisitare quelli che possono essere i talk show più famosi che ci sono in giro, proprio attraverso un dibattito e un confronto generazionale che vi può essere un po' come quello che succede quotidianamente nelle aziende agricole tra il figlio e il padre. Quindi quando vi è un subentro, il figlio che arriva in azienda, che vuole portare idee nuove, il padre che invece magari è ancora attaccato ai propri valori, ma questo non per dire che uno abbia torto o uno abbia ragione, proprio perché il mix tra le due cose diventa assolutamente un qualcosa di positivo. Quindi capire come i ragazzi giovani devono prendere i valori e le esperienze dei loro genitori o dei fratelli maggiori, farsele loro e inserire la loro innovazione, la loro vena, se vogliamo, anche di una visione futura di, appunto, di quello che potrà essere la loro voglia di fare e i loro sogni nell'azienda. Tutto questo viene, diciamo, portato, anche trasportato all'interno di Coldiretti. Tanti partecipi, sono i giovani che partecipano alla vita dell'associazione. C'è bisogno però, per motivi di statuto, di questo cambio il prossimo anno. Infatti i motivi di queste cinque serate, di queste giro nelle zone, che è il secondo anno, ricordo, che lo facciamo, è anche proprio perché il 2023 rappresenterà per Coldiretti Giovane Impresa un anno cruciale. Un anno in cui il mandato dei ragazzi che fino ad oggi hanno fatto parte del gruppo va a scadenza, e quindi abbiamo bisogno, usando un termine calcistico, di accantonare la prima squadra, o meglio di lasciarla andare ad impegni futuri, e di puntare gli occhi su quello che sarà il vivaio, quindi giocare con la primavera. Quindi siamo in giro proprio per andare a cercare nuovi ragazzi che abbiano voglia di scendere in campo con noi e di fare squadra. Pensiamo che sia la strada giusta per ottenere traguardi. Bisogna avere amore per quello che si fa, ma anche tanta passione, crederci e cercare piano piano di scalare sempre più vette importanti, cime importanti, in modo da rendere più qualitativa la propria impresa, rendere più qualitativo il proprio prodotto e presentarsi nei mercati veramente a testa alta, con l'orgoglio anche di quello che si produce. Questa è una provincia fantastica sotto questo aspetto qui. E stasera devo dire che ci sono stati dei giovani che hanno dimostrato altrettanta diciamo tenacia e forza e volontà. I momenti non sono facili, lo sappiamo tutti, però queste cose qua, queste serate qua ci rincuorano, e noi dobbiamo essere assolutamente a disposizione per poter dare sempre di più la spinta e lo stimolo affinché, insomma, la nostra agricoltura possa progredire e anche i consumatori e i cittadini possano riconoscere veramente questa grande condizione di Made in Italy, che sicuramente fa del bene a tutti, al territorio e all'intero paese. Anche il fatto di incontrarsi, fare aperitivo insieme, mangiare insieme, questo fa squadra, appunto, e sta riscuotendo successo, perché anche qui a Rho vediamo che c'è quasi tutto esaurito. Anche questa sera una serata decisamente ultra positiva, e proprio il fatto di unire la parte, se vogliamo, sindacale, didattica, di formazione, alla parte puramente di incontro, quindi la classica aperitivo, la classica cena tra amici, perché lo scopo di Coldiretti Giovane Impresa è sì quello di formare nuovi imprenditori, nuove figure,
figure professionali per il futuro, ma se guardiamo anche sotto un profilo puramente anche sociale, è quello di creare legame tra i ragazzi e quello di metterli insieme, fare squadra e di renderli amici. La squadra vecchia che sta uscendo di Coldiretti Giovani Imprese è stato un assoluto successo proprio anche per questo, perché attualmente sono amici anche proprio al di fuori di quello che è il mondo della, se vogliamo, dell'agricoltura. Ecco, quindi sono nati tante bellissime realtà. Ecco. E ora vi lascio con la rubrica L'agricoltura di domani è già oggi, con i consigli tecnici di agronomi esperti. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci. Agrites nasce nel 2002 ed appartiene al gruppo Progeo. Un ambito importante della nostra azienda è il servizio contabile amministrativo, svolto sia in collaborazione con i tecnici di Agrites, sia con aziende esterne, soprattutto agricole, con le quali negli anni siamo riusciti ad instaurare un rapporto molto stabile. Come dicevo, i nostri clienti appartengono principalmente al mondo dell'agricoltura, come ad esempio società che effettuano servizi di macchine agricole e conduzione di terreni, consorzi e società che vendono al dettaglio e all'ingrosso prodotti per l'agricoltura. Il mondo dell'agricoltura è un settore molto particolare perché ha delle regole contabili e fiscali molto diverse da quelle degli altri settori produttivi, la sua normativa è sempre in continua evoluzione, quindi questo ci porta ad essere sempre aggiornati. Per ottenere una buona gestione d'impresa occorre un'attenta valutazione sulla gestione economica aziendale con piani di breve, medio e lungo periodo, un costante aggiornamento dei contributi agricoli e un attento controllo di gestione dei costi e dei ricavi del personale. Oltre alla normale contabilità, il nostro ufficio predispone ed elabora anche i permessi di circolazione dei mezzi agricoli, come ad esempio vendemmiatrici o trattori, e questo servizio è fondamentale per poter circolare su strade statali e provinciali, permettendo così all'agricoltore di poter svolgere la propria attività su ampi territori. E con le nostre competenze offriamo un servizio idoneo a contrastare l'andamento economico generale sempre più incerto ed instabile, soprattutto in questi ultimi anni, ed è per questo che i nostri clienti si rivolgono a noi, perché abbiamo le conoscenze e siamo in grado di supportare l'agricoltore vista l'esperienza acquisita. Entrando un po' più nel dettaglio, in questi anni il nostro ufficio ha avuto sempre un cambio generazionale, permettendoci così di avere figure professionali sempre aggiornate sulle disposizioni di legge, sulle pratiche telematiche e sulle tecniche informatiche. Il nostro ufficio è formato da 4 impiegate che rispettivamente si occupano di gestione del personale, gestione della contabilità e gestione dei permessi di circolazione e delle attività connesse. La consulenza del personale gestisce con il cliente tutte le fasi dei rapporti di lavoro, dando consulenze specifiche sui contratti di lavoro e sulla gestione degli adempimenti. Predispone ed elabora tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere sussidi e ammortizzatori sociali, dando così tutti i vantaggi al cliente per la sua attività. Ovviamente questo servizio è personalizzato in base alle esigenze dell'azienda. La consulenza fiscale è un servizio fondamentale per le aziende che noi offriamo a 360 gradi, sia per la contabilità ordinaria che semplificata, partendo dalla raccolta dei dati e dal controllo dei documenti per poi passare alla vera e propria registrazione contabile fino alla stesura di bilancio. Offriamo i nostri servizi a tutti coloro che intendono esternizzare la gestione delle paghe e la gestione della contabilità, ma un nostro grande punto di forza è quello di avere sempre un contatto diretto con i nostri uffici o direttamente presso di essi oppure telefonicamente con l'impiegato di riferimento.